coming out, it's 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 there. Io sono Valentina. Io sono Matteo, ma Betta è sempre, sempre qui. Sempre qua. Io sono Marco Cocco. Queste sono le nostre prove, il nostro training, la palestra per gli speaker di Roma 3 Radio. E tu lavori a Radio Rock e tu non sai quanto ti invidio, perché hai a che fare con musica che a me fa impazzire. Qual è il tuo gruppo preferito? Adesso parliamo di musica. Dai. Ne ho due. Pink Floyd e Queen. Ah, vedi che... Oh, che bello che le nuove generazioni, sembra sempre faccia gli discorsi mia nonna, però le nuove generazioni amino questi grandi questo grande rock che ovviamente non morirà mai. E questa è la mia prima esperienza seduta su una sedia davanti a un microfono. E chiederti io una cosa, Valentina, qual è il tuo libro preferito? Visto che prima abbiamo parlato di cinema, poi di musica, quindi è ovvio che dobbiamo parlare anche di libri. Un libro che ho riletto più volte perché mi ha lasciato proprio il segno è Io e te di Niccolò Ammaniti, che parla di un ragazzo timido, schivo, con le problematiche poi legate alla sua adolescenza. Allora posso dire, Valentina, invece tu, lei sembra un uccellino sparuto, invece sei una bella tempra. Ma andiamo subito al dunque, perché il nostro Marco lavora per un format molto intrigante. Vai, Marchettone, ancora su Roma 3 Radio. Bonobo, primati di evoluzione sessuale, in onda ogni giovedì dalle 18 alle 19. Perfetto, vedi che abbiamo iniziato, Marco, a parlare di arte, di cinema, di libri, ma poi gira che ti rigira, il sesso vince su tutto, non c'è niente da fare. Sempre e comunque. È arrivato il momento di salutarci, sfortunatamente sono l'ultimo che finisce sotto le tue grinfie. Che detto così pare brutto, però ma Marco, no, dovrei far notare. Non ci resta che salutarci, ringraziamo ancora una volta Betta Cianchini, speaker di Radio Rock. E noi ci sentiamo domani mattina con la fretta biscottata, il morning show di Roma 3 Radio alle ore 11. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Questo è il posso ridere a te da domani? Questo è il mio